Bentornato nel mio canale. Sono così felice di vederti ogni singolo giorno. Come ti senti oggi? Ti auguro una buona giornata e buona fortuna con le cose che desideri. Oggi è domenica 5 settembre 2021. Paolo Fox Oroscopo. Oroscopo Gemelli. Segno fortunato. Voglia di prolungare l'estate all'infinito. Amici e colleghi sono tornati a bomba agli argomenti di sempre, il lavoro, i problemi finanziari, il virus, e già di località vacanziere e di emozioni estive si parla molto meno. Loro, perlomeno, perché voi sostenuti dal vostro astro guida Mercurio, buon amico della Luna socievole e vitaiola, continuate a porre svaghi e movimento in cima alla lista delle priorità. Vita all'aria aperta e contatto con la natura restano il must del momento, ma la sera l'abito da eremita viene dismesso a favore di quello della società, seppure con le dovute precauzioni, segno distintivo di intelligenza. Vedete gli amici, assistete a spettacoli, partecipate a incontri sportivi o ludici, ma non si pensi che questo stile di vita sia indizio di immaturità e irresponsabilità, tutt'altro. Un documento scritto che può essere una lettera, un'email, un atto, un fax. Può essere anche un libro ricevuto in dono, un dossier, un resoconto, un bilancio. Assegni e risarcimenti che arrivano per posta o per vie bancarie. Messaggi e dichiarazioni. Una persona vi affascinerà particolarmente oggi, segretamente il vostro cuore accarezza l'idea di una storia d'amore ma poi tutto vi frena. Il cuore vi dice una cosa e la mente un'altra. Oggi potendo dedicatevi alla casa e agli impegni familiari, è un po' che siete distratti e state trascurando molte cose che invece potrebbero regalarvi momenti di gioia. Molte chance di rivedere qualcuno a cui tenete e che non vedete da tempo, mettete in conto anche che le cose possono essere cambiate e che non sempre le persone restano quel che erano. Siate onesti con voi stessi, affrontate serenamente ma seriamente il vostro amore e definite i vostri sentimenti. In questo modo avrete le idee chiare e saprete districarvi meglio tra i piccoli e grandi problemi dell'amore. In amore non vince sempre chi fugge. Cercate di essere più presenti perché il partner in questo momento ne ha bisogno. Parenti stretti e amici saranno affettuosi e disponibili. Fortuna. Fascino. Un flirt o un amore nell'ambiente di lavoro. Denaro in arrivo. Se siete in corsa per ottenere un lavoro fate in modo da monitorare la situazione costantemente, non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento e non mollate nemmeno un istante. Mettete da parte ogni risentimento e rancore e se vi verrà offerta la possibilità di un chiarimento non siate polemici. Cercate piuttosto di ottenere il massimo, soprattutto ascoltando. Chi ha vissuto una storia extra con un ariete nel passato e pensa che sia solo colpa dell'ex si sbaglia e di grosso. Avete le vostre colpe che, anzi, superano quelle del vostro ex. Avrete da ridire su molti atteggiamenti, sia di amici, che di parenti, che del partner. Tutte le vostre emozioni potrebbero cambiare improvvisamente, nei confronti di una persona che precedentemente vi aveva molto impressionato, ma che adesso non attira più così la vostra attenzione. A scuola, i professori sono pronti a chiarire le vostre idee confuse. Siate molto accurate e precise nello svolgimento della vostra attività. Aria vivace e supportata da buoni movimenti planetari. Resta soltanto il gruppetto Sole, Marte, che, ostile tecnicamente dal segno nemico, amatissimo della Vergine, può non aiutarvi nella risoluzione di problemi familiari che si sono accumulati in precedenza in special modo se legati al complicato rapporto genitori-figli. Quest'oggi potrete coltivare interessi culturali che si rivolgono alla parte spirituale di voi, componente essenziale del vostro benessere. Vi tenteranno oggi le filosofie orientali e i culti alternativi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 21 di giugno. Tanta stanchezza per il vostro segno. In questa giornata dovete cercare di sopravvivere e superare una serie di ostacoli. Impegnatevi al massimo, certi dell'aiuto che vi forniranno le persone a voi più care. Scelte difficili e divisive da fare al più presto, non rimandate ulteriormente. In questo fine settimana puoi ritrovare una buona grinta.
Ricordo che Luna e Venere sono favorevoli e questo non solo indica il desiderio di amare ma anche un po' di ottimismo che torna in vista di un settembre che rimette in gioco. Le relazioni che nascono in questo momento sono importanti e non escludo che ci sia anche l'occasione di fare incontri molto speciali. Avete lasciato che alcune persone prendessero la propria strada, ma così facendo, non si incontrerà mai con la vostra. Il vostro piano originario non era incentrato su questo sviluppo. Siete ancora in tempo a far cambiare loro idea e a trovare un punto d'incontro, che metta in pace entrambi. Soltanto in questo modo potrete ottenere degli ottimi risultati. Senza la diplomazia non andrete lontano, anche se non vi piace quando vi danno dei secchi no. Tra i segni meglio piazzati dello zodiaco, simultaneamente coccolati da Mercurio e Saturno, intrigono tra loro e con il vostro segno, mentre la Luna in Leone vi gratifica con un sestile caldo e affettuoso, segno che gli altri vi portano in palmo di mano magnificando i vostri successi. Unica nota stonata Urano, segnale di imprevisti che potrebbero verificarsi nella vostra vita o in quella di persone vicine. Nulla di grave comunque, perché le stelle in gioco sono più che rassicuranti. Amore ed Eros, col partner e i figli la comunicazione scorre serena e piacevole, tra battute e risate sembrate un gruppo di coetanei in vacanza e non genitori e figli. Atmosfera ludica sia a casa che in gita, pedalare o scarpinare tutti insieme rafforza la complicità già vigente tra voi, se poi il gruppo si allarga a qualche altra coppia con prole la giornata si prospetta ancor più divertente. Il contesto sarà naturale, mare o montagna a vostra scelta. Qualcuno potrà incastrarvi a tradimento, nonostante abbiate messo in chiaro da subito le vostre intenzioni sentimentali. Ci saranno pochi spiragli di amore vero, ma presto potreste essere più fortunati. Non vi lasciate scalfire da qualche momento di silenzio che il rapporto di coppia potrebbe, in questa giornata, manifestare. Marte si mostra infatti negativo. Con la vostra tipica dolcezza e quel pizzico di senso dell'umorismo che sapete immettere sempre, riuscirete a minimizzare ogni sensazione di distanza nel vostro rapporto a due. Venere in bilancia vi aiuta ad alleggerire l'atmosfera. Lavoro e denaro, bella giornata da dedicare agli acquisti oppure a una gita naturalistica o culturale a seconda dei vostri gusti. In programma anche uno spettacolo o una gara sportiva a cui, grazie al Green Pass, potrete assistere dopo mesi di latitanza. Rispetto alle regole nulla in contrario, non le vivete come una limitazione, ma come una vostra libertà, casomai un freno alla circolazione del virus, liberi di star bene il vostro slogan contro chi si arroga il diritto di infettare tutti gli altri. In giornata si prospettano un rialzo dei profitti, spese ben fatte per viaggi e vacanze ed acquisti vantaggiosi di abbigliamento. Ottima la posizione delle stelle. Abili nel compromesso, disinvolti nei contatti comunicativi. Queste doti vi fanno riconoscere e vi rendono insuperabili nell'attività che svolgete. Mercurio positivo favorisce le mediazioni e il raggiungimento della concordia, aggiustando legami di lavoro in precedenza traballanti, in special modo se siete nati dal 27 al 31 di maggio. Benessere, voglia di ballare, ma questo ancora non si può, nessun divieto invece riguardo alla ginnastica, alla pedalata, alla corsa. Dunque di occasioni per muovervi e mantenervi tonici ne avete a gogo. Occhio però a dove mettete i piedi, un capitombolo è sempre possibile anche se, 99 su 100, oggi non rischiate di riportarne conseguenze, nemmeno un livido o un graffio. Una lunga corsa al parco può darti quello che ti serve per fare chiarezza e per darti sicurezza. Bevi molta acqua per lavare quelle fastidiose tossine. Per lei, atteggiamento equilibrato nei confronti dei vostri figli, consentite loro libertà adeguate alla loro età e alla situazione contingente, pronti a tirare il freno quando esagerano o a concedere di più quando il clima generale lo consente. Per lui, di tempo per chiudervi in casa, come gufi impagliati, o a studiare come topi di biblioteca, ne avrete più in là. Per ora, salvo imprevisti meteo volete vivere all'aria aperta, a contatto con la natura, camper o tenda continuano a essere la vostra casetta della domenica sera. Colore delle emozioni, azzurro cielo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno.
sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video, il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.